FIFA International Roulette. Calendario delle prossime partite. Sedicesimi di finale. Attenzione alle stelle per la partita di oggi, come si conviene, per una sfida di coppa. Hai perfettamente ragione, Pierre, i giocatori sono super concentrati. Uno dei motivi di interesse di questa sfida è certamente il duello a distanza fra questi due giocatori. Stefano, che ne pensi? Potrebbero essere loro a deciderla oggi? Perché no? Sono due giocatori di talento su cui puntano molto i rispettivi allenatori. E giustamente aggiungerei. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. 4-5-1 per loro oggi, modulo sulla carta equilibrato con un solo terminale offensivo e ben 5 centrocampisti. Mi aspetto una grande spinta da parte dei due esterni in fase d'attacco. Il loro contributo potrebbe rivelarsi determinante ai fini del risultato finale. Ecco come si schierano gli ospiti. Hanno deciso di schierarsi in campo col 4-5-1, ma con ispirazione offensiva, e gli esterni di centrocampo chiamati al doppio lavoro. Potrebbero essere proprio loro a fare la differenza oggi con il loro dinamismo. Comincia così la partita. Belanda. C'è spazio per il cross. La mette in mezzo con questo pallone. Portiere che evita il gol con un grande intervento. Davvero una parata d'applausi, non era facile da lì. Può cercare il cross. Palla messa dentro. Ci riprova. Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol. Comprensibile la loro gioia. Replay che ci permette di apprezzare il bel movimento dell'attaccante. Un gioco da ragazzi, metterla dentro da quella distanza. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Palla interessante nello spazio. Spazio per il traversone. Oggi è Coop. Conclusione da dimenticare, pallone altissimo, corpo all'indietro. Palla messa in mezzo, non corre rischi, occhio al tiro. È tutto solo. Si porta la più due con questo gol, un margine abbastanza rassicurante, ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima mossa. È il suo secondo gol personale, vedremo adesso se riusciranno a limitarlo un po' meglio. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione.
E l'arbitro dice che può bastare, manda tutti negli spogliatoi. 2-0 al termine del primo tempo. Primo tempo in cui ha fatto davvero cose straordinarie, può giocare la ripresa con enorme entusiasmo addosso. Ha dato un contributo importante alla causa con questa doppietta, sembra in stato di grazia e può farne altri. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. La mette in mezzo con questo pallone. Ci è arrivato il portiere evitando un gol sicuro, splendida parata in tuffo. Tiro dalla bandierina per la formazione avversaria, massima concentrazione in difesa. Belanda. Pallone profondo, pericoloso. Conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. No, sì, non è uscita di parecchio, eh. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Ci sono metri a disposizione. Crossa verso il centro. Ha sciupato tutto da pochi passi, potevano dimezzare lo svantaggio. Avrà modo di rifarsi, non deve abbattersi. Assolutamente, gli errori ci stanno nel calcio. Anche se onestamente era più facile segnare qui che sbagliare. Occhio all'occasione. Buon pallone filtrante. E il portiere recupera il pallone. Palla lunga sul secondo palo. Conclusione che è uscita davvero di poco. Doveva fare meglio da lì. La palla non ha girato come si aspettava. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato un tocco verticale interessante. E il pallone entra ed è gol! Gol da grande opportunista. Facile da lì, ma bisogna essere al posto giusto nel momento giusto. Il portiere c'era arrivato, ma non è riuscito a evitare il gol. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Gran dribbling. Cerca il traversone. Nessun problema per la difesa su questo traversone. Ed è rete! E adesso c'è veramente un margine pesante di vantaggio. Un gol facile facile con la porta vuota. Sì, anche se l'uscita è stata un po' avventata, l'ha pagata cara. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. Ha saltato l'avversario. El Kadouri! E il pallone finisce in gol! Questo è un grande gol che rimarca il divario tecnico tra le due squadre. È arrivato un altro gol nei minuti di recupero, come se non ne avessero già fatti abbastanza. Questa rete mette il punto esclamativo su una partita a senso unico, dominata dall'inizio alla fine. Si chiude così sul 4-1. Finisce così, perdono la partita e ovviamente anche la coppa. Eh sì, e la delusione si legge chiaramente sui loro volti. Può davvero essere soddisfatto della sua partita, voti altissimi in pagella, senza dubbio. E 2 gol per lui che hanno deciso il match in favore della sua squadra, può essere più che soddisfatto della sua prova maestosa.
Vietato sbagliare oggi, è lo spirito e il meccanismo della Coppa che rende queste sfide ancora più speciali. Solo un piccolo sbaglio potrebbe rivelarsi fatale in queste partite. Prepariamoci dunque al match tra Francia e Danimarca. Siamo a Parigi, nella città delle luci, al Parco dei Principi, nello storico impianto della capitale, inaugurato addirittura nel 1897. Impianto di grande tradizione. Qui si sono tenuti diversi match internazionali, comprese le due finali dei campionati europei, del 60 e dell'84. Palla nuovamente in possesso. C'era solo la potenza in questo tiro, mira completamente sballata. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Prova Eriksen, gol solo sfiorato qui, da apprezzare il gesto tecnico, conclusione potente ma leggermente imprecisa. Mamma mia, stava per segnare una rete fantastica. Palla che è uscita non di molto. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Quali sono le tue impressioni dopo questo primo tempo che si è chiuso in parità, Stefano? Grande equilibrio. Il risultato rispecchia l'incapacità delle due squadre di prevalere nettamente sull'avversario. Si riprende a giocare con la Danimarca che manovra. Sale Griezmann. L'idea è in verticale di Griezmann. Parata super del portiere che vale come un gol. Un intervento di puro istinto su questa conclusione da pochi passi. Bravo qui Bass che recupera il pallone. Prova Eriksen. Conclusione di rara potenza. È mancata solo un po' la mira per finire alle spalle del portiere. Ah sì, non è uscita di parecchio, Fekir fin qui ha combinato davvero poco, prestazione fino a questo momento da bocciatura. Occhio al corner di Griezmann, la difesa alla meglio e allontana il pallone. Kanté! Non è riuscito a sfruttare questa occasione, poteva essere una buona opportunità. Non è facile trovare Eriksen! Si resta dunque sullo 0-0. Però ce la stanno mettendo tutta, vogliono la vittoria. Sanno che non manca più molto ormai alla fine, devono affrettare i tempi. Si andrà così in perfetta parità ai tempi supplementari. Si parte con il primo tempo supplementare, ovviamente con lo spettro dei rigori. Viene fermato. Poulsen prova a sorprenderlo. Partita che sembrava destinata allo 0-0 e invece il gol è arrivato. Mi aspetto una partita diversa ora, giocata più a viso aperto, quantomeno dalla formazione in svantaggio. Si potrebbero aprire spazi invitanti per gli avversari in contropiede. Palla messa bene in mezzo da Pogba. Comincia il secondo tempo supplementare. Il merito è di tutta la squadra, si muovono bene senza palla e sanno farla girare. Decisamente, Pier. Attenzione, pericolo! E il pallone finisce in gol! Un gol che rende ancora più significativa la distanza fra le due squadre, ma ovviamente bisogna mantenere l'attenzione.
e con questo porta il suo bottino personale a 2 gol oggi. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Poulsen. Andiamo da Matteo Barzagli a bordo campo per sapere quanto manca alla fine. Mancano 300 secondi al termine di questo secondo tempo supplementare. Opportunità! Schöne! Ha provato a piazzarla, non la scelta migliore, onestamente. Ha dosato male la potenza, Pierre. Palla che si è persa sul fondo, sia pure di po'. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Brutto intervento, rischia il rosso qui. Occhio a questa punizione, potrebbero far male da lì. Nell'occasione l'arbitro ha tirato fuori anche il rosso. Intervento in scivolata, ma che prende nettamente le gambe dell'avversario e non il pallone. Eriksen! Palla in out, calcio d'angolo. Occhio al corner di Eriksen. Palla ancora in calcio d'angolo. Fantastico riflesso del portiere sull'attaccante. Ha dimostrato senso della posizione, i riflessi fuori dal comune. Occhio al cross di Eriksen. Deviazione, qualcosa, più di qualcosa, qui è andato storto. Direi proprio di sì, Pierre. Non si spiega altrimenti l'errore dell'attaccante da quella distanza. Aveva tutto il tempo per inquadrare la porta, ma è riuscito incredibilmente a sbagliare. Risultati della giornata.